caso. I wasn't ready for this. Ehi, hey, mi chiamo Erika. Ora faccio una canzone così e divento famosa. No, non è questo il mio sogno. No, devo dire il contrario. Aspetta. Nuovo video, io sono Cori, la regina dei fiori, dei cuori, dei pomodori e dei cavolfiori, e che praticamente dovrete conviverci. Lei si chiama Scoria, ve la presenterò più avanti, e voleva avere una parte anche lei nel video, quindi qualche volta farà le sue uscite, e dovremo accettarle e conviverci. Ma andiamo avanti. Come avete visto dalla sigla, da oggi fino al giorno di Natale, ogni 3 giorni, perché non è che sono una YouTuber standard che proprio ogni giorno fa un video. Calmi, eh! E ogni 3 giorni uscirà un video a tema natalizio, forse sì, forse no, comunque il filo conduttore sarà quello. E ho deciso di chiamarli pronti, perché questa è una cosa così originale che dovrete svenire più o meno. Quindi sedetevi, se non siete seduti, sedetevi dentro, proprio sedetevi nell'anima. Si chiameranno i Corimas. Cioè, si sento le urla nella mia testa, tipo wow! I Corimas, chi mai ha fatto una cosa così? Mettere il proprio nome a fianco a Mas? Nessuno! Quindi per questo dovrete proprio seguirli e saranno bellissimi. Ma per chi mi segue da tanto, o comunque dall'inizio, sa che io non sono proprio una persona costante nella vita, cioè è proprio difficile per me riuscire a fare una cosa con costanza everyday. Quindi vedremo se mi riuscirà questa impresa. Io non li ho ancora preparati, cioè ad oggi, 1° dicembre, non li ho ancora preparati questi video che dovranno uscire ogni 3 giorni, quindi direte come farai? Non lo so neanche io. Quindi vediamo, è una scommessa. Se arriveremo al giorno di Natale con tutti questi video, che dovranno essere 8 credo, benissimo, darmi il premio Nobel. Scommettiamo, ce la faremo, non lo so. Quindi ci vedremo qui sul canale, appuntamento fisso alle 2 ogni 3 giorni, per scartare insieme il cioccolatino del giorno. Sarà il calendario dell'avvento di Cori. Cori. Questo era il primo video introduttivo, perché senza video introduttivo come si fa a capire effettivamente questa cosa così difficile, questo concetto che non puoi mai entrare in testa se non proprio fissando i punti e facendo proprio questa introduzione molto utile. E iscrivetevi, non guasta mai dirlo ogni tanto, cioè se non sei una youtuber vera se non dici iscrivetevi a caso, quindi fatelo, like, qualche like, così tipo pack. Che bello questo pollice che diventa blu, e che bello quel tasto iscriviti che diventa magicamente grigio. Io amo il grigio, anche però se YouTube è scemo, c'è più bello rosso che grigio, per questo la gente non lo fa. E attivate anche le notifiche al canale, perché sennò potrei piangere, e non lo vogliamo questo, io non lo vogliamo. E quindi niente, cominciamo. No, in realtà prima di cominciare volevo dirvi un'altra cosa. Mi piacerebbe coinvolgere i miei iscritti in maniera più attiva, no? E quindi facciamo questa cosa bellissima. Scrivetemi una lettera, una frase, un pensiero, mandatemi una foto per voi significativa che vi piacerebbe che io mostrassi nel mio canale. Quindi una lettera la leggerò, una frase la leggerò, una foto la farò vedere. E ditemi cosa per voi è il Natale. E se non avete proprio idee, questa cosa non vi risveglia, e questa cosa non vi risveglia niente, utilizzate questo consiglio, ovvero scrivete una lettera che cominci con "Cara Cori, per me il Natale è", e poi sviluppate anche, non so, veramente 3 frasi, 2 parole, una lettera, sarà molto emblematica come cosa, tipo "Cara Cori, per me il Natale è F". Sono difficile, ma magari potremmo svilupparla insieme. A questa email che vi lascio in sovraimpressione, un po' qui, poi un po' qui, poi la metto qua, vi faccio incrociare gli occhi e poi la lascio qui. Basta. Questa bellissima lettera che mi scriverete io la leggerò in uno degli ultimi video prima di Natale, quindi avete questa grandissima responsabilità. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Io aspetto le vostre mail e questo è tutto. Vi saluto, ci vediamo ogni 3 giorni sul canale. Sono aperte le scommesse, apro un sondaggio qui sopra, ce la farò a portare a termine questa cosa?
Non lo so, e se ce la faccio regalatemi tanti cioccolatini. Bene, questo è tutto. Un bel saluto e un etto di prosciutto. Che vedevo di... Teniamocela, purtroppo non posso... Deve stare qua. Vi saluto, aspetto le vostre lettere e ci vediamo fra 3 giorni. Un bacio. Bello grande. E tanti saluti dalla vostra Erika, abbiate una vita stratosferica. Era meglio la mia di altro, no?